Dio, che nella passione di Cristo nostro Signore ci hai liberati dalla morte, eredità dell'antico peccato, trasmessa a tutto il genere umano, rinnova la somiglianza del tuo Figlio, e come abbiamo portato in noi la nostra nascita, l'immagine dell'uomo terreno, così per l'azione del tuo Santo Spirito, fa che portiamo l'immagine dell'uomo celeste. Per Cristo nostro Signore. Sono come un morto, lontano.
lontano dal cuore. Sono come un coccio da gettare. Padre, nelle tue mani consegno il tuo figlio. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Padre, nelle tue mani consegno il tuo figlio. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete salvo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Padre, nelle tue mani consegno il tuo figlio. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo bisogno di un sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbedissero. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro.
Quel servo si chiamava Marco. Gesù allora disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero, il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo. Allora i soldati con il comandante e le guardie dei giudei catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. Allora la portinaia disse a Pietro: non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? E io rispose: non lo so. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo: così rispondi al sommo sacerdote? Gli rispose Gesù: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna comandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: sono forse io giudeo? La gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi lo sa
speranza che, in occasione della Pasqua, io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo. Non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati intrecciarono una corona di spine e la posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: Salve, re dei giudei! E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora, e Pilato disse loro: Ecco l'uomo. Come lo vide, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: Crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato: Prendetelo voi e crocifiggetelo, io in lui non trovo colpa. Gli risposero i giudei: Noi abbiamo una legge, e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole, Pilato ebbe ancora più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: Di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: Non mi parli, non sai che il potere di metterti in libertà è il potere di metterti in croce? Gli rispose Gesù: Tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbata. Era la parasceve della Pasqua, era mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: Ecco il vostro re. Ma quelli gridavano: Via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato: Metterò in croce il vostro re. Risposero i capi dei sacerdoti: Non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e una dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti e dei giudei dissero allora a Pilato: Non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: Io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: Quel che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta sotto la pelle dal cima a fondo. Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: Si sono divisi tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé.
Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Diede lì un vaso pieno di aceto, posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliel'accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parascere e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuto però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirre e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usavano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parascere dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore. Chinato il capo, consegnò lo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, stiamo celebrando la passione del nostro Signore Gesù Cristo. Tutto per la sofferenza, per il dolore, per l'amore di ciascuno di noi. E quest'oggi, in questo momento, il nostro sguardo, Signore Gesù, è rivolto a te. È rivolto a te pieno di vergogna, di pentimento e di speranza. Dinanzi al tuo volto supremo ci pervade la vergogna di averti lasciato solo a soffrire per i nostri peccati, la vergogna di essere
scappati dinanzi alla prova, pur avendoti detto mille volte, anche se tutti ti lasceranno, anche se tutti se ne andranno, io non ti lascerò mai. Eppure anche io, come Simon Pietro, sono scappato. Come Simon Pietro ti ho rinnegato. E a fra vergogne di aver scelto Barabba e non te, il potere, ciò che è piacere, ciò che ci dà soddisfazione e non te, l'apparenza e non l'amore supremo che sei tu, il Dio denaro e non te, la mondanità invece di preferire l'eternità. La vergogna di aver tentato con la bocca, con il nostro cuore, ogni volta che ci siamo trovati davanti a una prova, dicendoti: se tu sei il Messia, salvati e noi crederemo. Se tu sei realmente il Signore, così come ti definisci, così come alla proposta, alla domanda di Pilato, tu hai detto di essere il Re, scendi dalla croce, risolvimi questo problema e io in cambio ti roderò in eterno. La vergogna di rifiutarti, la vergogna di non testimoniarti, perché come ci ha ricordato la prima lettura, il profeta Isaia parlando del servo obbediente, il tuo volto non ha apparenza né bellezza per attirare l'attenzione. Non sei bello da poter attirare il nostro sguardo. La vergogna di aver perso appunto la vergogna. Signore Gesù, donaci sempre la grazia della santa vergogna. Il nostro sguardo è pieno anche di un pentimento, perché dinanzi al tuo silenzio eloquente supplica la tua misericordia, il tuo amore. Il pentimento che germoglia dalla certezza che solo tu puoi salvarci, puoi donarci la vita, puoi mettere fine al nostro male. Solo tu, Signore, puoi guarirci dalla nostra lebbra di odio, di egoismo, dalla lebbra di superbia, di vendetta, di idolatria. Solo tu puoi riabbracciarci ridonandoci la dignità filiale. Quindi gioire per il nostro rientro a casa, per aver in dono quindi non la morte ma la vita. Abbiamo bisogno, Signore, del tuo abbraccio, abbiamo bisogno di quell'abbraccio che in fondo in fondo ci rincuora, ci porta a vivere quello stato di attenzione, quello stato di sentirmi amato, amata. Il pentimento è sentire la nostra piccolezza, il nostro nulla, la nostra umanità che si lascia accarezzare dal tuo invito soave e potente alla conversione. Abbiamo camminato 40 giorni, carissimi fratelli e sorelle. Ci chiediamo che cosa è cambiato in questo tempo. La Quaresima ci indicava come meta la conversione, ci indicava come meta proprio quest'ora, ma quest'ora che non si ferma appunto alla morte, ma che si riapre alla vita, quella luce che mai tramonterà nella risurrezione del Cristo. Eppure il mio cuore oggi com'è? È cambiato qualcosa oppure no? Il pentimento, ecco, che nasce dalla nostra vergogna, con la certezza che il nostro cuore resterà sempre inquieto finché non trova te e in te la sua unica fonte di pienezza e di quiete. Tu stesso, Signore, ci indichi di venire da te e trovare e dissetarci quel torrente di grazia, quel torrente che sgorga dal tuo cuore per dissetare la nostra vita. Quei prati, ecco, non seccheranno mai, ci dice il salmista. Si
Se la mia vita è ancorata alla tua, ecco che il mio cuore, la mia vita non seccherà. Il pentimento di Pietro che, incontrando il tuo sguardo sulla via della croce, pianse amaramente per averti rinnegato, per aver rinnegato te dinanzi agli uomini. Ecco, Signore Gesù, quest'oggi ti volevo chiedere proprio la grazia del santo pentimento che si apre alla conversione. Dinanzi alla tua suprema maestà, al tuo essere divino, al tuo essere re, si accende nella tenebrosità anche di quest'ora, della disperazione, la disperazione che attanaglia anche la nostra vita per una malattia, per una sofferenza, per via del Covid, la paura, l'ansia, non fa altro che, ecco, accorati a te, lasciarci, aprirci a quella scintilla di speranza, perché sappiamo che la tua misura di amarci è quella di amarci senza misura, senza limite. Stiamo peccando, il nostro peccato ci tiene il volto, il nostro capo chinato verso terra. E invece tuo Signore, con il tuo modo di amarci, ci indichi di risollevare il capo. La speranza perché dalla tua croce, che è frutto della verità di tanti dottori della legge e ipocriti, è scaturita con la risurrezione, trasformando le tenebre della tomba nel fulgore di quest'alba della domenica senza tramonto. E allora insegnaci, oh Signore, che il tuo amore diventi la nostra speranza, diventi il nostro itinerario per continuare a vivere, per continuare a camminare nel sentiero della vita sotto la tua protezione. Aiutaci, che sei il figlio dell'uomo, a spogliarci dell'arroganza del ladrone posto alla tua sinistra e di tutti coloro che sono miopi, di tutti coloro che sono i corrotti, che hanno visto in te invece un'opportunità da sfruttare, un condannato da criticare, uno sconfitto da deridere, un'altra occasione per addossare sugli altri e persino su Dio le proprie colpe. Quante volte, Signore, anche noi facciamo proprio, assumiamo questo atteggiamento, invece di essere lì a vivere il comandamento dell'amore, invece di essere lì a vivere quella carità fraterna, siamo lì a giudicare l'altro. Ti chiediamo invece, tu che sei il figlio di Dio, tu che sei il Signore della vita, che tendi dalla croce di immedesimarci con il buon ladrone, con colui che ha commesso un peccato, ha commesso una colpa ed è lì, a differenza di te, a ricevere la propria condanna. Eppure è il buon ladrone, perché come lui anche noi possiamo guardarti con occhi pieni di vergogna, di pentimento, di speranza, ma con quegli occhi della fede. È proprio con questi occhi della fede che lui ha visto nella tua apparente sconfitta la divina vittoria. Così come lui, anche noi possiamo inginocchiarci dinanzi alla tua misericordia e con quella onestà che ha derubato, potremmo dire, il paradiso. Perché anche noi, come lui, possiamo prendere parte alla tua amicizia vera e godere per sempre con te.
universale, per la quale pregheremo per la Chiesa, per il nostro Vescovo, per il Papa, per i sacerdoti, per coloro che vivono in una situazione di difficoltà, per i nostri governanti, per l'unità dei cristiani. Durante questo tempo, ecco, chi può mettersi in ginocchio, o restando in piedi. Per la Santa Chiesa. Preghiamo, fratelli carissimi, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi, in una vita serena e tranquilla, di rendere gloria a Dio, Padre Onnipotente. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, perseveri con fede salda nella confessione del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per il Papa. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco, il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per tutti gli ordini sacri e per tutti i fedeli, preghiamo per il nostro Vescovo, per tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, per tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il popolo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo perché secondo il dono della tua grazia tutti i membri della comunità nel loro ordine e grado ti possano fedelmente servire. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per i catecumeni. Preghiamo per i nostri catecumeni. Il Signore Dio nostro illumini i loro cuori e apra loro la porta della sua misericordia, perché mediante l'acqua del battesimo ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, nostro Signore. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei nostri catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale siano accolti tra i tuoi figli di adozione. Per Cristo nostro Signore. Per l'unità dei cristiani. Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la verità che professano e li raduni e li custodisca nell'unica sua Chiesa. Dio onnipotente ed eterno, che raduni i tuoi figli ovunque dispersi, li custodisci nell'unità, volgi lo sguardo al gregge del tuo figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo siano una cosa sola nell'integrità della fede e nel vincolo dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per gli ebrei. Preghiamo per gli ebrei.
Signore Dio nostro, che li scelse prima fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, vi aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai affidato le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, esaudisci con bontà le preghiere della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per i non cristiani, preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché illuminati dallo Spirito Santo possono entrare anch'essi nella via della salvezza. Dio onnipotente ed eterno, dona a coloro che non credono in Cristo di trovare la verità camminando alla tua presenza con cuore sincero, e concedi a noi di essere nel mondo testimoni più autentici della tua carità, progredendo nell'amore vicendevole e nella piena conoscenza del mistero della tua vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per coloro che non credono in Dio, preghiamo per coloro che non credono in Dio, perché vivendo con bontà e rettitudine di cuore giungono alla conoscenza del Dio vero. Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te, che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che, tra le difficoltà della vita, tutti riconoscono i segni della tua bontà e, stimolati dalla nostra testimonianza, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore. Per i governanti, preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché Signore Dio illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza a coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovono su tutta la terra una pace duratura, la prosperità dei popoli e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per i tribolati, preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo da ogni disordine, allontani le malattie, scacci la fame, renda libertà ai prigionieri, giustizia agli oppressi, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati, ai morenti la salvezza eterna. Dio onnipotente ed eterno, consolazione degli afflitti, sostegno dei sofferenti, ascolta il grido di coloro che sono nella prova, perché tutti nelle loro necessità sperimentino la gioia di averti provato, il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Per i malati e coloro che si trovano in situazione di smarrimento, preghiamo, fratelli e sorelle, per i malati, i defunti e coloro che si trovano in situazioni di smarrimento a causa di questa grave emergenza sanitaria, perché il Dio della vita doni consolazione a chi è nel pianto, coraggio a chi si pone a servizio dei malati e a tutti la sua pace.
Dio onnipotente ed eterno, principio e compimento di ogni vita, tu che non abbandoni l'uomo, ma fin dalla sua prima origine ti prendi cura di ogni creatura, soccorri l'umanità prostrata dal dolore a causa di questa pandemia. Con il tuo spirito vivificante, rinnova in ogni uomo la speranza che alla luce della fede in te possa sperimentare anche in questo momento la tua carità e la tua pace. Per Cristo nostro Signore. Venite, adoriamo.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Signore, tu morirai.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai rinnovati con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Figlio, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri sempre al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Inchinatevi per la benedizione. Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha celebrato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza della redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora nel raccoglimento ci prepariamo a vivere l'esercizio della Via Crucis, terminato il quale chi lo desidera può già ritirare il germoglio, il laguriente, potete portarli già a casa in modo che nella giornata di maggio